loro stesse. Sono state portate via diverse persone ferite, però. Portate via oltre 7 persone vive. È il parroco. Io sono il parroco di Città Reale Posta. È un comune qui limitrofo. Ecco, anch'esso è stato colpito, ma non in questa maniera. Da me ho visitato tutti, non ci sono feriti, le case sono leggermente danneggiate, ma non ci sono, non c'è che da preoccuparsi. C'è bisogno di tutto, stanno facendo un appello anche per portare, per donare il sangue. Arrivi acqua, occorre acqua, occorre tanta roba. C'è tanta disperazione tra le persone che vediamo qua, ci sono due ragazze che sperano dei loro carri uscire vivi da questa macchina. Sì, me ne rendo conto, sicuramente. Cosa si può dire? E la storia si ripropone, l'incubo dell'Aquila del 2009, adesso anche qui. Che dirvi, non so, non ho parole. Mia figlia si è salvata, l'hanno tirata fuori dal bar, lavorava al bar. Si è salvata. E la cosa, la datrice di lavoro con i due figli stanno sotto la macerie. Ancora, sono riuscito a contattarle oppure sono su? Sono morti. Qui sono case distrutte. È finita, Matrice. Finita.